Tragedia, Lucrezia di Cartoceto vola dal bancone di casa e muore a 78 anni. L'ipotesi è quella del suicidio. Benzinai, scattano i controlli della Guardia di Finanza di Fano, elevate due sanzioni per le condotte scorrette sui prezzi dei carburanti. Stagione balneare, dopo il Covid si torna alla normalità via le regole anticontagio, tornano i giochi e balli di gruppo, sulle spiagge gli ultimi ritocchi per accogliere i bagnanti dai primi di maggio. Anche l'architetto Nardella è contrario alla variante di Gimarra. È un grave errore, ha detto, il comune di Fano deve occuparsi della viabilità verso sud. Il progetto può rientrare nei 20 milioni di euro previsti per il collegamento con la città di Pesaro. Si allarga anche a San Costanzo, passaggi Festival della Saggistica che torna dal 18 al 26 giugno con super ospiti, rassegne, nuove sedi e orari. Premio speciale della 10ª edizione a Francesco Guccini. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano la tragedia che si è consumata questa mattina intorno alle 7 a Lucrezia di Cartoceto, dove un uomo di 78 anni, Gianluca Zanca, si sarebbe lanciato dal terzo piano della sua abitazione in via Circonvallazione Kennedy. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso. Sul posto la polizia locale e i carabinieri di Saltara che stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso. L'uomo, dove accompagnato con una donna straniera, si era trasferito da Pesaro a Lucrezia da pochi anni. Il 78enne non ha lasciato nessun messaggio per spiegarne le motivazioni, ma gli inquirenti non avrebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario, forse legato a problemi di salute. La salma ora si trova all'obitorio di Fano a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Guardia di Finanza di Fano invece ha effettuato diversi controlli nei confronti di alcuni distributori di carburante finalizzati a contrastare le condotte scorrette. Il titolare di un impianto è stato sanzionato per non aver comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante commercializzato, mentre nei confronti di un altro è stata contestata la mancata esposizione in maniera visibile sulla carreggiata dei prezzi al consumo e dunque se service e servito. E adesso parliamo della stagione balneare che ormai è alle porte. Dai primi di maggio molti stabilimenti saranno aperti, qualcuno aumenterà le tariffe e nonostante l'addio alle restrizioni anti-Covid, molti manterranno le distanze tra lettini e ombrelloni. Ci siamo quasi. Dopo due anni di pandemia che ha condizionato anche il lavoro e i bilanci dei concessionari di spiaggia, ritorna l'ottimismo. Sul lungomare di Fano e Pesaro si stanno eseguendo gli ultimi interventi per dare finalmente l'avvio alla nuova stagione balneare. Tra le novità, l'addio a mascherine, distanziamento e Green Pass. Tornano anche i racchettoni, il biliardino e i balli di gruppo. Infatti, sull'ordinanza del Ministero della Salute, non sono previste prescrizioni particolari per i gestori dei lidi, ma solo indicazioni che non costituiscono obblighi di legge. In tutta Italia, quindi, cade anche la norma che prevedeva un'area di 10 metri quadrati per ogni postazione. Si torna ai 7 metri e mezzo, con 3 metri di distanza tra le file e 2 e mezzo tra gli ombrelloni della stessa fila. Siamo pronti ad iniziare questa nuova stagione balneare con delle buone prospettive, perché già quest'anno, diciamo, anche tutto il discorso del Covid sembra che ci stia dando un pochino più di respiro. E tutti stiamo lavorando, alcuni si stanno già preparando per aprire il 1° di maggio e altri magari un pochino più nelle zone limitrofe si stanno lavorando per aprire magari subito dopo, però ecco, siamo tutti all'opera per dare inizio a questa stagione. Visti i rincari generalizzati un po' in tutta Italia, verranno ritoccati anche i listini spiaggia? Qualcosa sì, andremo a ritoccare, ma questo è determinato proprio da quello che hai appena detto, il fatto che abbiamo avuto dei rincari sull'energia, su tutto, anche dalle attrezzature, materiali, un po' tutto l'insieme, anche il canone stesso demaniale ha avuto un importante ritocco e quindi diciamo qualcosina, attorno al 10% che andiamo a rivedere. Ecco, visto anche l'andamento della pandemia, quest'anno sperate di accogliere più turisti? Io dico che già fosse come lo scorso anno va benissimo, sì, comunque siamo ben speranzosi, ci aspettiamo un buon movimento, almeno ce lo speriamo. Anche a Pesaro fervono i preparativi, cioè chi ha iniziato a sistemare i lettini e chi ha già aperto il bar. Prima del Covid penso che non si torni, nel senso che prima avevamo 8 metri quadri da rispettare, col Covid l'anno scorso erano 10, quest'anno probabilmente si farà una via di mezzo.
però il vantaggio è che se capita come l'anno scorso che rimaniamo sotto erosione e bisogna fare qualcosa, si può stringere fino a 8 metri senza lasciare gli ombrelloni nell'acqua come è capitato l'anno scorso. Incominciamo dal 2 di maggio, partiamo, cominciamo a fare i soliti lavori, controporte, mettiamo su le porte e diamo disponibilità ai nostri clienti con qualche lettino da venire giù. Sì, distanziamenti cercheremo da lasciare come l'anno scorso, togliere qualcosina per stringere, ma lasceremo starli ben uguale. Avete previsto un aumento delle tariffe oppure no? Sì, qualcosina ci sarà d'aumento, adesso non riesco a dire, ci sarà 30-40 euro d'aumento, ma non penso di più. Via la stagione turistica, quando inizierete? Dal 2 maggio iniziamo i lavori, la stagione come sempre sarà il 1 di giugno e dai, speriamo sia una bella estate. Non ci sarà l'obbligo dei distanziamenti, voi li attuerete comunque oppure no? Allora, tornare alle vecchie misure non credo, perché abbiamo visto che comunque anche i clienti sono molto contenti di queste misure. Adesso vediamo magari fare un piccolo accorgimento per avere un po' più ombrelloni, accontentare più gente, anche i turisti che poi arriveranno in agosto. Visto l'aumento dei costi in generale, prevedete anche un aumento delle tariffe? Un piccolino, giusto un piccolo aumento, ma non incisivo, dai. Quei 10-20 euro ombrellone, giusto per coprire un po' anche noi i costi. Un nuovo tratto di viabilità a Fano Sud con i fondi destinati al nuovo collegamento tra Fano e Pesaro. È la proposta dell'architetto Nardella che va in supporto al comitato contrario alla variante di Gimar. Dopo le battaglie del comitato contrario alla variante di Gimarra, i 20.000 volantini distribuiti e i pareri tecnici di esperti del settore, oggi sull'argomento è intervenuto l'architetto Michele Nardella che avanza una proposta per un nuovo tratto di viabilità a Fano Sud. Il fine di questo nuovo tratto di viabilità è quello di sgravare la statale dal traffico attuale per portarlo in una direttrice secondaria e quindi fare in modo che successivamente la statale sud diventi una strada di quartiere. Questo piano, ha spiegato l'architetto, si inserisce in un progetto ben più ampio che riguarda il collegamento che va da sud a nord per arrivare fino a Pesaro. Ci siamo inseriti nel dibattito cittadino, ha ricordato Nardella, dopo lo stanziamento dei 20 milioni di euro e dati alla mano abbiamo dimostrato che con questi fondi, ha detto, si può realizzare un'intera viabilità di collegamento che sgrava dal traffico tutta la città. Considerate che attualmente in città sulle direttrici nord-sud giornalmente viaggiano 40.000 mezzi. E quindi la città è praticamente soffocata da questo traffico intenso. Cosa è successo all'epoca? Il Comune ha affidato uno studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità in una prima fase è arrivato a definire che la soluzione giusta fosse la variante di Gimarra. Noi non siamo assolutamente favorevoli alla variante di Gimarra. Noi riteniamo questo un grave errore urbanistico e pensiamo che sulla storia urbanistica della città questo errore graverà eccessivamente e pesantemente nei prossimi anni. Ecco, qua a sud dove passerebbe? La parte sud noi l'abbiamo divisa in tre lotti, tre stralci successivi. Uno immediatamente realizzabile, che praticamente intercetterebbe il traffico sulla statale 123 per San Costanzo, quindi da Torrette sulla statale 123 e poi devierebbe su Strada di Mezzo, che è un'impronta stradale già esistente, quindi dovrebbe essere rifatta come si dime e porterebbe tutto il traffico da Torrette fino alla rotatoria. La prima rotatoria delle opere compensative. Questo tratto, ha precisato Nardella, noi l'abbiamo stimato dal punto di vista economico, l'importo sarebbe di circa 9 milioni di euro, mentre segmento verso nord di 12 milioni. Con questa dimostrazione contabile noi abbiamo chiesto all'amministrazione di occuparsi dell'intera viabilità e non solo del tratto nord. Avete avuto un riscontro dal Comune? Il Comune ha dato mandato alla provincia per fare uno studio di fattibilità da circa un anno e siamo in attesa di questo studio di fattibilità. E poi voglio ancora aggiungere che non stiamo parlando di un progetto non realizzabile. A dimostrazione di ciò è il fatto che il Comune lo ha inserito totalmente così com'è nelle linee programmatiche del nuovo piano regolatore generale. Basta solo realizzarlo.
La dottoressa Emanuele Lanfranchi è il nuovo primario di pediatria dell'ospedale di Urbino. Questa nomina, ha detto il direttore dell'area Vassa 1, Romeo Magnoni, ci consentirà di portare avanti con continuità l'eccellenza di pediatria che vanta un ottimo numero di parti. Lanfranchi subentra alla dottoressa Maria Concetta Alberelli e prenderà servizio dal mese di luglio. Ed ora le vostre segnalazioni. Un nostro reporter di strada ci ha inviato video e foto per mostrare le difficoltà che si presentano in tutti i fine settimana nel centro storico di Fano. A causa delle auto parcheggiate in via San Paterniano, ci ha scritto il telespettatore, non si riesce a girare per via San Leonardo e accedere nel garage di Palazzo Galantare. I vigili urbani, ha spiegato, di sera non sono in servizio e bisogna attendere che si liberi una pattuglia dei carabinieri. Come la risolviamo? Chiede il residente. Con il fai da te? Altre foto ci arrivano da Via delle Rimembranze, la porta di accesso al Pincio di Fano e al centro città, per denunciare lo stato del manto stradale che presenta buche e avvallamenti. Cambiamo argomento. Questa mattina è stata presentata la 10ª edizione di Passaggi Festival, che torna a giugno con tante novità. A partire dalle prime due giornate organizzate a San Costanzo fino a nuove rassegne, sedi e orari. Svelati anche gli ospiti e i premi che verranno conferiti durante l'evento. Finisce di stupire la direzione di Passaggi Festival, che quest'anno per il decennale offre un programma ricco di novità. Con 15 eventi in media ogni giorno legati ai libri, 10 sedi, premi letterari, mostre, cene con l'autore, aperitivi scientifici e letterari, Passaggi è pronto ad accogliere visitatori prima a San Costanzo, 18 e 19 giugno, e poi a Fano dal 20 al 26 giugno. Tra gli ospiti Veronica Pivetti, Marino Sinibaldi, Francesca Michelin, Andrea De Logu, Nina Zilli, un lungo elenco che intratterrà il pubblico dal mattino a notte fonda. Per tantissime iniziative che sono in gran parte dedicate ai libri di saggistica, non soltanto per esperti, abbiamo un programma davvero popolare anche. E poi ci sarà anche una finestra sulla poesia e una finestra sulla narrativa straniera. Da questa edizione si attiverà una nuova sede, il 400° chiostro delle Benedettine, dedicata alle presentazioni librarie specialistiche su benessere, digitale, arte, filosofia e scienza. Fuori Passaggi invece, che ospiterà cantanti e influencer, è confermato al Pincio di Fano, ma si allargherà anche ai Bagnelsa. Al tramonto poi partiranno gli eventi nell'ex chiesa di San Francesco con l'aggiunta di una sfida, il giallo a mezzanotte, con presentazioni librarie dalla mezzanotte all'una, confermate tutte le altre sedi e annunciati i premi che verranno conferiti durante la manifestazione. Premio Passaggi, che è il premio proprio che dà il festival. Il Premio Passaggi venerdì 24 giugno sarà conferito a Dacia Maraini. A intervistare Dacia Maraini il direttore di Rai Cultura Silvia Calandrelli. Poi il premio giornalistico Andrea Barbato. Andrea Barbato è stato un grande giornalista della Rai, in particolare gli ultimi anni li fece Rai 3. Ecco, il premio Barbato sarà conferito a un giornalista che in questo momento è un inviato di guerra in Ucraina, Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera. E poi il premio speciale dei 10 anni andrà a un personaggio che credo che tutti amino. Domenica 26 giugno in piazza Fano ci sarà Francesco Guccini. Dovranno ancora essere seguite le norme anticontagio? Qui si va avanti giorno per giorno. Allora, al momento non ci sono restrizioni particolari. Si torna al 2019, al pre-Covid, quindi non ci sono prenotazioni, si può entrare liberamente, non c'è bisogno di sgombrare la platea, di alzarsi e poi di rimettersi a sedere. Insomma, si ritorna a un clima e anche al modo di organizzare gli incontri come era prima del Covid. Il sito dove si possono trovare il programma, le informazioni e anche dove si può contattare l'organizzazione del festival è passaggifestival.it. Ogni evento è gratuito grazie al contributo degli sponsor della Regione e del Comune di Fano, interventi fondamentali, come ha ribadito il presidente di Passaggi, l'ex sindaco Cesare Carnaroli, che ha sottolineato la necessità di puntare sempre di più sugli aiuti economici per poter garantire il giusto compenso ai tanti volontari diventati indispensabili nell'organizzazione di un festival che cresce di anno in anno.
solito 10 anni sono sempre tempo di bilancio e devo dire che in questi 10 anni Passaggi è cresciuta costantemente nei festival, nelle tematiche, è una manifestazione che veramente mostra una grande empatia con il pubblico che partecipa, che tratta tematiche anche di grande attualità o di storia, che fa partecipare le persone sia in un momento di importante cultura nelle presentazioni librarie ma nei luoghi più suggestivi della città, quindi immersi nella storia fanese, quindi veramente un grande complimento. Noi come amministrazione ci abbiamo creduto dall'inizio, in questo momento stiamo veramente cercando di collaborare appieno insieme, ormai è diventata una manifestazione della città, per capire come farla crescere in futuro. E anche questa novità di quest'anno, anche di aprirla al nostro territorio con 2 date che ci saranno a San Costanzo, ecco, mostra anche la voglia della nostra città di collaborare appieno col nostro territorio in modo importante, anche per una promozione che deve essere nazionale, che deve portare gente a conoscerci dall'Italia ma direi anche da tutto il mondo con manifestazioni di questo tipo. Ci spostiamo a Torrette di Fano, dove il 1° maggio torna Motori al Mare, l'evento dedicato ai mezzi d'epoca e di oggi a 4 e a 2 ruote. Tutti i dettagli nel servizio curato da Filippo Pucci. Torna nello splendido scenario di Torrette di Fano Motori al Mare, l'evento organizzato da Torrette Promotion dedicato ai mezzi d'epoca e moderni a 4 e 2 ruote. L'evento, in programma il 1° di maggio, arriva alla sua 12ª edizione e riprende il suo normale svolgimento dopo 2 anni di stop dovuti al Covid. Ricco il programma, visibile anche sulla pagina Facebook, che vede momenti di convivialità, gite panoramiche, degustazioni di prodotti locali e tanta musica. Il nostro programma, diciamo, è di trovarsi lì a Torrette sul lungomare, dove praticamente faremo colazione insieme, dove ci sarà la possibilità di avere anche un gadget da parte nostra. Ci saranno delle auto d'epoca molto belle, ci saranno delle moto belle, delle Vespa, tutto verrà poi, diciamo, condito dall'amicizia, dal fatto di poter stare insieme finalmente in una bellissima località sul mare. E quindi avremo anche, diciamo così, un bel posto dove stare. Questo poi ci consentirà di fare un giretto, andremo a fare un piccolo aperitivo su dalla cantina Bruscia di San Costanzo, dopodiché torneremo a Torrette facendo un giro per Marotta e lì di nuovo ci si rifermerà e poi avremo la possibilità di pranzare insieme, ci saranno dei riconoscimenti, ci saranno delle coppe. E nel pomeriggio dalle ore 15 ci sarà anche la possibilità per le famiglie di poter far divertire i loro bambini, perché ci sarà l'animazione fatta apposta per loro. Poi dopodiché ci sarà un concerto dove ci ascolteremo della buona musica. Il tutto per dare la possibilità di passare una bella giornata nella nostra bella località di Torrette di Fano, vicino al mare, dove ci sono delle spiagge bellissime. Tante le adesioni finora ricevute per una giornata dedicata ai motori, ma soprattutto alle bellezze del nostro territorio, tra mare e colline. Certamente il nostro invito è quello che tutti possano venire a fare un giretto a Torrette di Fano quella giornata, quindi siete tutti benvenuti. E con gli eventi organizzati e attesi nella città di Fano chiudiamo questa sera il nostro telegiornale, che torna come sempre domani alle 20.30, domattina alle 7 l'informazione con Massimo Foghetti, che leggerà insieme a voi i quotidiani. Arrivederci.